PNRR, via libera della Commissione UE alla terza rata da 18,5 miliardi alla revisione della quarta. Il governo rivede il piano, nuovo capitolo Repower EU e taglia progetti per 16 miliardi, dal MIT richiesta di ulteriori 400 milioni per il cold ironing. Clima, allarme ONU, iniziata l'era dell'ebollizione. Emanuele Grimaldi, solo una soluzione globale può risolvere un problema globale. A luglio in Italia 43 eventi estremi al giorno. 35 milioni gli italiani in vacanza quest'estate, il 90% resta nel bel paese, pesa il caro prezzi. Demoscopica, 4 miliardi di spese in più per le tasche dei turisti. Nel weekend, bollino rosso sulle strade. Faccia a faccia Meloni-Biden alla Casa Bianca, la Premier, relazioni forti, uniti nella difesa di Kiev e delle nostre imprese, annuncia andrò anche in Cina. Lavoro, Banca Italia nel primo semestre 280.000 nuove posizioni, il 15% in più del 2022, nell'industria prezzi alla produzione in calo del 5,5%, risale il fatturato. Le prime tre settimane di luglio sono state le più calde mai registrate e il mese potrebbe essere il più caldo di sempre. Lo indicano i dati del Copernicus Climate Change Service. La temperatura media globale ha superato 1,5 gradi Celsius sopra il livello preindustriale nella prima e terza settimana. Le ondate di calore in Nord America, Asia e Europa, insieme agli incendi in Canada e Grecia, hanno avuto un forte impatto sulla salute delle persone, sull'ambiente e sulle economie. Giovedì 6 luglio è stato il giorno più caldo mai registrato, superando il record dell'agosto 2016. Le emissioni antropogeniche sono il principale motore di questo aumento, ha sottolineato Carlo Buontempo, direttore del Copernicus Climate Change. Le temperature record mostrano che la Terra è passata dal riscaldamento a un'era di ebollizione globale, ha poi aggiunto il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, chiedendo un'azione radicale e immediata contro il cambiamento climatico. Buonasera. Copertina dedicata oggi al tema che ha dominato le cronache di queste ultime due settimane, l'impatto del riscaldamento globale sull'ambiente. Solo in Italia nel mese di luglio gli eventi estremi sono quasi raddoppiati e mediamente hanno raggiunto l'incredibile cifra di 43 al giorno. Ancora oggi sull'argomento è intervenuto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha ribadito la necessità di una prevenzione mirata alla tutela dell'ambiente. Ieri anche il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, nella sua informativa urgente alla Camera, dopo i tragici eventi estremi meteorologici degli ultimi giorni, ha sostenuto l'eccezionale gravità della situazione che nel meridione ha portato la colonnina del termometro salire anche fino a 48 gradi, con valori superiori ad ogni precedente record storico. L'allarme clima rimbalza anche nel mondo del trasporto. Oggi dalle colonne della città di Salerno è quanto mai chiaro il presidente dell'International Chamber of Shipping, Emanuele Grimaldi. Non possiamo andare avanti così, solo una soluzione globale può risolvere un problema globale, ha detto, ricordando come nel suo ruolo di armatore da anni abbia posto in essere un processo di decarbonizzazione della propria flotta. A fianco ad un'azione dei privati è necessario che anche il pubblico si adoperi per adottare misure virtuose. Il ruolo del trasporto e della logistica è un elemento cardine in questo processo. La percezione dell'opinione pubblica sull'impegno del comparto è in aumento e per questo è ancor più necessario che le politiche di sostegno verso l'intermodalità vadano sostenute e supportate attraverso misure come il Mare Bonus. In merito ascoltiamo il direttore di Economy, Sergio Luciano, intervistato da Gaetano Matruda. Trasporti, sostenibilità, incentivi, è aumentata negli anni la sensibilità delle istituzioni verso questi argomenti, merito anche di un mondo, di un comparto che si è saputo raccontare. Merito di un comparto che nell'insieme ha conquistato molti punti presso l'opinione pubblica per lo straordinario comportamento tenuto durante la pandemia, che ne ha evidenziato il ruolo cruciale nel sistema, proprio nella società, portare il pane ai supermercati e le medicine agli ospedali. Questa cosa si è incrociata con la sensibilità ambientale che stava montando già da qualche anno, non dimentichiamo che poi si parla di problemi ambientali da una ventina d'anni, e solo negli ultimi 7-8 che questa sensibilità si è diffusa, è stata intercettata
dalla categoria degli operatori di trasporti e della logistica, che nel frattempo acquisiva un nuovo peso agli occhi dell'opinione pubblica e quindi della politica. Questo è tutto molto positivo. Dico soltanto che non è automaticamente foriero di risultati, perché la politica è complicata. La politica è complicata. Dall'Unione Europea, dalla Commissione arrivano segnali importanti sugli incentivi. Questo può aiutare anche le istituzioni nazionali a puntare in maniera più decisa su misure come il ferro bonus, il mare bonus. Deve accadere quello che hai detto, perché a un certo punto è necessario che la politica economica, che oggi a livello di interventi qualificanti si decide in sede europea, prenda atto e sia conseguenziale degli sforzi fatti dai privati e delle necessità del sistema e del pianeta, mettendo mano alla tasca dove si può. Non pensiamo, sarebbe illusorio, a una specie di cuccagna per cui tutto è finanziato, però certamente l'impegno a sostegno delle cose importanti va profuso e va fatto senza ulteriori esitazioni, stiamo già perdendo tanto tempo. A proposito di trasporti, questo weekend sarà caratterizzato da un massiccio esodo estivo, bollino rosso per la giornata di domani, quando è atteso traffico in costante aumento che perdurerà anche domenica, con spostamenti in crescita verso le grandi direttrici, in particolare in direzione sud. Si prevede inoltre un consistente flusso di traffico, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Per agevolare gli spostamenti vacanzieri, ANAS ha disposto la rimozione fino a settembre di 700 cantieri presenti lungo la rete stradale e autostradale. E sempre al fine di snellire la viabilità è previsto il divieto di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo dalle 16 di oggi pomeriggio e fino alle 22 di domenica. Tutto pronto quindi per il grande esodo estivo. Sono quasi 35 milioni gli italiani in vacanza quest'estate e di questi ben il 90% ha scelto di restare nel bel paese. Una decisione che porterà un giro economico di quasi 34 miliardi di euro e sul quale però sembra abbattersi il caro prezzi. Secondo le rilevazioni di Demoscopica, l'aumento dell'inflazione genererebbe rincari di circa 4 miliardi di euro. A pesare maggiormente sulle tasche degli italiani, l'aumento dei prezzi del trasporto aereo, i pacchetti vacanza e il costo della benzina. Arrivano i giorni dell'esodo estivo e partono anche i rincari dei carburanti. Complici una serie di fattori legati al mercato internazionale, la benzina viaggia ormai a livelli massimi da oltre un anno. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy interviene, massima attenzione su eventuali speculazioni e prezzi coerenti con i mercati internazionali, con il prezzo italiano comunque più basso di quello di Spagna, Germania e Francia. Il governo è già intervenuto sul settore con il decreto trasparenza, ma nel frattempo ha anche tolto lo sconto di 30 centesimi che aveva dato un po' di ossigeno agli automobilisti. Ora il conto è salato, tra esodo e controesodo si ipotizza un esborso in più di 800 milioni, una cifra di tutto rispetto a carico degli italiani già alle prese con gli aumenti per l'RC auto. Salgono con forza le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, la benzina in self supera quota 1,88 euro al litro, ai massimi da un anno fa, quando era in vigore lo sconto sull'accisa di 30 centesimi al litro. Il gasolio è a 1,73 euro al litro, ai massimi dallo scorso aprile. Come puntualmente si verifica ogni anno in occasione delle partenze estive, i listini di benzina e gasolio salgono repentinamente, protesta il presidente di Codacons, Carlo Rienzi. Il costo di un pieno arriva a toccare quota 110 euro. Se poi si allarga il confronto allo stesso periodo del 2021, continua Rienzi, si scopre che benzina e gasolio costano oggi circa il 14% in più, con un aggravio di spesa di oltre 11 euro a pieno. Importante per l'esodo anche la questione meteo. La temperatura sarà clemente all'insegna di un clima tipicamente mediterraneo, con valori in calo di 10 gradi in linea con le medie stagionali al sud e sulle isole. Al nord invece sono attese perturbazioni con possibilità di acquazzoni e temporali.
Arriva direttamente dall'Atlantico in Italia una ventata d'aria fresca che dopo 2 settimane di caldo estremo farà finalmente abbassare le temperature su valori più accettabili. Una tregua dunque per l'afa che durerà almeno per i prossimi 10 giorni con il termometro che registrerà mediamente massime di 34-35 gradi fino a 13 in meno nelle regioni meridionali rispetto alle settimane scorse. Quello dei prossimi 10 giorni, spiega Bernardo Gozzini, direttore del consorzio LAMMA CNR, sarà un caldo senza eccessi, specialmente se paragonato al clima rovente dei giorni scorsi. Ad esempio, in Sardegna le temperature potranno raggiungere i 37-38 gradi, nulla a che vedere con i 48 registrati nell'isola la scorsa settimana. L'abbassamento delle temperature, sottolinea il climatologo, è merito dell'indebolimento dell'anticiclone africano in seguito all'afflusso di correnti atlantiche che si sono riversate prima sul nord Italia e poi anche al sud. L'aria fredda dal nord Atlantico, spiega ancora Gozzini, ha causato il cedimento del promontorio anticiclonico che è arretrato sulla parte settentrionale del continente africano. In pratica, quest'area di alta pressione si è appiattita sull'Africa del Nord e su parte del bacino del Mediterraneo. Via libera ufficiale oggi della Commissione europea alla terza rata del PNRR dell'Italia da 18 miliardi e mezzo. L'esecutivo UE inoltre ha approvato anche le modifiche proposte da Roma agli obiettivi della quarta tranche. Grande soddisfazione espressa dalla Premier Meloni. Un grande risultato, ha dichiarato, che consentirà all'Italia di ricevere i 35 miliardi di euro previsti per il 2023 e che è frutto dell'intenso lavoro portato avanti in questi mesi. Ieri intanto il governo ha reso noti i contenuti della revisione del piano che prevede tra l'altro il definanziamento di 9 misure per un totale di circa 16 miliardi di euro. Progetti tra i quali misure per la rigenerazione urbana, il rischio idrogeologico e l'idrogeno in settori hard to abate che saranno invece coperti con altre fonti di finanziamento come il piano complementare e i fondi delle politiche di coesione. Ammontano invece a oltre 19 miliardi gli interventi previsti nel nuovo capitolo Repower EU. Quanto alle misure di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il vice premier Salvini ha richiesto fondi aggiuntivi per l'efficientamento energetico nelle case popolari, ma anche 400 milioni per il cold ironing nei porti e 600 milioni per i treni pendolari e il trasporto pubblico locale. Ieri il Senato ha dato poi il via libera definitivo al decreto alluvioni che diventa legge. Vediamo con il prossimo servizio quali sono le misure contenute nel testo. Eccezionali e senza precedenti le risorse messe in campo pari a 4 miliardi e 500 milioni di euro. La maggioranza saluta con slancio il via libera definitivo al decreto alluvione, sul quale il governo ha incassato nelle scorse ore anche la fiducia del Senato dopo quella della Camera. Il provvedimento definisce gli interventi utili a fronteggiare l'emergenza, dopo che il maltempo ha flagellato Emilia-Romagna, Toscana e Marche a partire dal 1 maggio scorso. Inoltre sono confluite nel DDL anche misure per la ricostruzione, compresa la nomina di un commissario ad hoc, individuato nel generale Francesco Paolo Figliuolo, che avrà una struttura speciale finanziata con 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e un compenso massimo di 100.000 euro annui. Un aiuto alle popolazioni colpite, tempestivo ed efficace, sottolinea Forza Italia, ma il Partito Democratico attacca. È insufficiente, servirebbero almeno 9 miliardi. La partita in aula finisce con 102 sì e 67 no e fotografa la netta separazione tra maggioranza e opposizione. Se per Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia il decreto è una stelletta da puntare, per PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra è solo una coperta troppo corta. La destra incolpa le amministrazioni di centrosinistra di aver trascurato la prevenzione sui territori, l'opposizione lamenta invece l'urgenza di affrontare in modo sistematico il problema dei cambiamenti climatici. Si è tenuto nella serata di ieri alla Casa Bianca il faccia a faccia tra la Premier Giorgia Meloni e il presidente americano Joe Biden. Le nostre relazioni, ha sottolineato il presidente del Consiglio, sono storicamente forti, superano i governi e restano solide indipendentemente dal colore politico. Diversi i temi sui quali è emersa una piena sintonia tra i due leader, dal sostegno all'Ucraina al rafforzamento degli scambi commerciali tra i due paesi, affrontato a lungo anche il tema dei rapporti con la Cina e il nodo della Via della Seta,
con Giorgia Meloni che ha annunciato una prossima missione in Cina. La Cina come sfida e opportunità, la totale sintonia sul sostegno all'Ucraina e l'impegno ad appoggiare l'approccio italiano nei rapporti con l'Africa, compreso il piano Mattei. Giorgia Meloni resta oltre un'ora e mezza nello studio ovale con Joe Biden e incassa un'apertura di credito per le mosse italiane, soprattutto sul tema che è diventato la cifra della sua politica estera, guardare al fianco sud, non lasciare più scoperta l'area del Mediterraneo e quell'Africa che ha invece grande potenziale da sviluppare, non solo per fermare l'ondata sempre più impetuosa dei migranti. Il clima è disteso, tra i due c'è una sintonia che si traduce in sorrisi e battute, un rapporto forte che si vede anche plasticamente nell'attestato di amicizia tra i due paesi, sottolineato anche dal comandante in capo degli Stati Uniti. La curiosità per la prima presidente del Consiglio italiana, donna e di destra, è alta e anche la stampa americana chiede informazioni e dettagli sulla giovane leader italiana, a capo dell'esecutivo più a destra della storia repubblicana, come sottolineano i media americani. Lo stato dei rapporti tra Italia e Stati Uniti è incredibile, dice in mattinata la Premier, dopo aver incontrato a Capitol Hill rappresentanti del Senato e della Camera. Con questa Premier e la sua visione, il rapporto tra Stati Uniti e Italia non può che rafforzarsi, la elogia lo speaker della Camera Kevin McCarthy, che ricorda le sue origini in parte italiane e riferisce le impressioni di repubblicani e democratici dopo la chiacchierata con Giorgia Meloni. È una delle leader che ci ha colpito di più, una leader che guarda avanti. Parliamo di occupazione. Secondo Banca Italia, nella prima metà dell'anno sono state create circa 280.000 nuove posizioni di lavoro nel settore privato, il 15% in più rispetto al 2022. Una buona performance, sebbene i mesi di maggio e giugno abbiano registrato una leggera flessione con 75.000 posti a fronte dei 100.000 creati nei due bimestri precedenti. A gravare sulla frenata di maggio e giugno le alluvioni in Emilia-Romagna, che hanno arrestato le attivazioni nel settore agricolo, ma hanno fatto aumentare tuttavia le assunzioni nel settore delle ricostruzioni. Il fatturato dell'industria italiana a maggio ha registrato un aumento congiunturale dell'1,5%, risultando tuttavia in calo di mezzo punto nel confronto annuo. Ma buone notizie arrivano dai dati sui prezzi alla produzione, che a giugno hanno mostrato una diminuzione leggera su base mensile e ben più marcata invece nel paragone con lo stesso mese del 2022, con un meno 5,5%. E se i prezzi alla produzione industriale calano anche per effetto dei ribassi dei prodotti energetici, a confermare ieri la discesa generale dei prezzi è stata la Banca Centrale Europea, che pur riconoscendo il recente calo dell'inflazione ha mantenuto la linea di politica monetaria restrittiva, aumentando i tassi di interesse di un quarto di punto al 4,25%. L'annuncio della BCE è arrivato a poche ore di distanza dall'analoga decisione presa dalla Federal Reserve, che ha portato i tassi con un nuovo rialzo da 25 punti base ai massimi da 22 anni. La Fed alza i tassi di interesse dello 0,25%, spingendoli al livello più alto degli ultimi 22 anni e lascia la porta aperta ad ulteriori ritocchi del costo del denaro. Restiamo attenti ai rischi di inflazione, afferma la Fed al termine della due giorni di riunione, annunciando il suo undicesimo rialzo dei tassi dal marzo del 2022, con il quale il costo del denaro sale in una forchetta tra il 5,25% e il 5,50% al livello più alto del 2001. Il processo per far riportare l'inflazione al 2% è ancora lungo, afferma Jerome Powell, indicando che i prezzi potrebbero raggiungere il target fissato nel 2025. Questo comunque non significa che la Fed alzerà il costo del denaro fino a quando l'obiettivo non sarà raggiunto. Ci fermeremo prima, spiega il presidente della Fed, che ha però escluso un taglio dei tassi nel 2023 anche alla luce del fatto che non ci sarà alcuna recessione. Lo staff infatti ha rivisto le sue stime e ora non prevede più alcuna contrazione dell'economia. Non uso il termine ottimismo, ma c'è una strada per un atterraggio morbido dell'economia, dice Powell, senza scoprire le sue carte per settembre. Potremmo alzare o fermarci, dipenderà dai dati. Al momento gli analisti prevedono un 50% di chance di un rialzo dei tassi in settembre e attendono il consueto appuntamento di Jackson Hole in Wyoming alla fine di agosto per capire le intenzioni di Powell.
L'Ucraina e la NATO si rifiutano di negoziare. Il presidente russo Vladimir Putin rafforza le voci anticipate dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sulla disponibilità di Mosca a un accordo politico. Intanto nuove preoccupazioni giungono dalla centrale nucleare di Zaporizhia. L'AIEA ha registrato esplosioni in prossimità dell'impianto e, secondo quanto riferito da Kiev, non c'è certezza che i sistemi di sicurezza funzionino. Veniamo ad una notizia legata alle performance del mercato europeo di veicoli commerciali e industriali. Entrambi i comparti hanno chiuso il primo semestre con il segno più e nel confronto con lo stesso periodo del 2022 segnano rispettivamente una crescita di circa 11 e 20 punti percentuali. Per quanto riguarda i veicoli commerciali, sono Spagna, Germania e Francia ad occupare il podio, mentre relativamente al comparto dei veicoli industriali, tra i mercati con la crescita maggiore c'è anche quello italiano, che segue nell'ordine quello tedesco e francese. In scadenza il 31 luglio la domanda di rimborso per il gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto durante il secondo trimestre del 2023. Possono richiedere il beneficio pari a 214,18 euro per 1000 litri di gasolio le attività di trasporto merci esercitate da persone fisiche e imprese. La richiesta deve essere inviata in modalità telematica dall'Agenzia delle Dogane. Approvato dalla Port Authority dello Stretto di Messina il piano operativo triennale 2024-2026. L'ente propone la creazione di un sistema portuale integrato che, oltre al supporto alla mobilità di passeggeri e merci, metta al centro della propria azione interventi mirati ad una infrastrutturazione sostenibile e digitale, all'erogazione di servizi di eccellenza operativa e al confronto permanente con i territori. Obiettivo finale: aumentare l'attrattività delle aree portuali e retroportuali agli occhi di nuovi investitori, anche in vista delle riorganizzazioni infrastrutturali derivanti dal riavvio della procedura di costruzione del ponte sullo stretto. Era questa l'ultima notizia della giornata. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Buona serata.